cosa fare, che allenamento fare, se fare delle ripetute, un fondo medio, un lungo, come fare questi allenamenti e chiaramente molto importante e costruisce un piano di allenamento, ma anche quando fare questi allenamenti è altrettanto importante. Ciao a tutti, eccoci arrivati alla nuova puntata dello Psicologo Risponde, l'unica rubrica che si domanda e approfondisce il rapporto tra mente e corsa. Come ormai sapete, ogni settimana noi scegliamo una domanda che ci fate e la approfondiamo e rispondiamo alla vostra domanda. Come proporci le vostre domande è semplicissimo. Scrivete qua sotto i vostri interrogativi e i vostri interessi. Vi promettiamo che piano piano risponderemo a tutte le domande che ci proporrete. Oggi quale abbiamo scelto? Abbiamo optato per la domanda di Luciano Canullo, che ci domanda quando è meglio svolgere un allenamento qualitativo, se farlo la mattina o farlo la sera. Per approfondire questa tematica ho scelto di parlarvi di alcuni contenuti proposti nel libro di Michael Breus, che è un mio collega psicologo, e questo libro si intitola Il potere del quando. L'assunto fondamentale su cui è edificato questo libro è che noi esseri umani siamo troppo interessati a domandarci cosa fare, come farlo e troppo poco a quando farlo. Secondo il dottor Breus, tutti questi tre aspetti cooperano per la riuscita e il successo personale e il raggiungimento dei nostri obiettivi. Il dottor Breus non dice che non sia importante cosa fare e come farlo, ma quando farlo gioca un ruolo notevole nel riuscire a concretizzare i nostri desideri. Quindi, se parliamo di sport e in particolare di podismo, cosa fare? Che allenamento fare? Se fare delle ripetute, un fondo medio, un lungo? Come fare questi allenamenti? È chiaramente molto importante e costruisce un piano di allenamento, ma anche quando fare questi allenamenti è altrettanto importante, non solo a livello di pianificazione generale, quindi se svolgere un allenamento di qualità dopo due giorni di fondo lento, ma anche se farlo la mattina, se farlo il pomeriggio o se farlo la sera. Parliamoci sinceramente. Tutti noi abbiamo delle vite che hanno tanti impegni, mille impegni, quindi non è semplicissimo decidere se allenarci la mattina o allenarci la sera o allenarci il pomeriggio. Molto spesso ci alleniamo quando possiamo, però ci sono dei periodi dell'anno come le vacanze o magari il periodo che stiamo vivendo in cui abbiamo la possibilità di scegliere se allenarci a un'ora del giorno rispetto a un'altra. Ma andiamo a cannone per rispondere a questa domanda. Innanzitutto, per capire quanto sia importante quando fare una determinata cosa, vi dico che è provato scientificamente che abbiamo un livello di forza più alto nelle fasi serali della giornata. Quindi, se io fossi un sportivo interessato ad utilizzare particolarmente la mia forza, probabilmente se mi allenassi o competessi nelle ore serali avrei chiaramente un livello prestativo più alto. Quindi già questo aspetto vi fa capire quando inserire determinati allenamenti possa essere rilevante. Ma lo studio, secondo me, centrale è uno studio fatto nel 2015 da un'università inglese. Cosa approfondisce questo studio? In pratica prende delle persone, un campione con delle persone differenti. Alcune di queste persone amano svegliarsi la mattina presto e alcune amano svegliarsi con più calma. E questo campione quindi viene diviso in due gruppi con un orario di sveglia prediletto differente, i mattinieri e i meno mattinieri.
Tutti questi podisti poi vengono fatti allenare, quindi vengono fatti correre. Alcuni vengono fatti correre il pomeriggio e alcuni vengono fatti correre la sera. Cosa si scopre? Si scopre che i mattinieri, quindi coloro i quali amano svegliarsi la mattina presto, hanno delle performance più alte se si allenano nel pomeriggio. Mentre se si allenano nelle fasi serali hanno più difficoltà a ottenere buoni risultati. Coloro i quali invece si svegliano con più calma, quindi nelle ore più tarde della mattinata, ottengono dei risultati sportivi molto più alti nella fase serale rispetto alla fase pomeridiana. Qual è quindi l'assunto fondamentale? Che per capire quando possiamo ottenere i risultati migliori, noi dobbiamo sapere a che ora amiamo svegliarci. A livello quantitativo, la qualità dei risultati che riusciamo ad ottenere varia tra questi due gruppi, chiaramente intendo, varia anche del 26%. Insomma, 26% capite che è veramente tanta roba. Su 100 secondi, il 26% significa 26 secondi. Su un minuto che è composto da 60 secondi, siamo intorno ai 12 secondi, quindi insomma una variabile decisamente importante. Quindi se ci domandiamo se è rilevante quando svolgere un determinato allenamento, se svolgerlo la mattina o svolgerlo la sera, la risposta è sì, è rilevante. Ci dobbiamo domandare quando è meglio svolgere un determinato allenamento. Ma l'intuizione del dottor Breus e della comunità scientifica in generale non finisce qui. Un aspetto forse più ricco ed informativo è questo. È possibile dividere le persone, la popolazione generale, in tre grosse categorie, in relazione agli orari di preferenza di sveglia. Queste tre grosse categorie sono chiamate con dei nomi che appartengono al mondo animale, ovvero ci sono le allodole, ci sono i colibrì e ci sono i gufi. Sono tre animali differenti. Le allodole sono coloro i quali amano svegliarsi presto. I colibrì si svegliano con calma, ma non troppa. I gufi invece si svegliano piano piano, lentamente e dolcemente. Adesso, al di là dell'ora precisa di sveglia, le allodole appena aprono gli occhi sono subito produttive, sono subito capaci di intraprendere le attività che devono svolgere nella giornata ed essere concentrati e dedicare la massima attenzione a quello che devono fare. Quindi, se faranno un'attività appena svegli, la faranno bene. I gufi invece, svegliandosi lentamente, avranno bisogno di un po' di tempo per carburare, per scaldarsi e riusciranno a fare al meglio le attività nelle ore tarde della giornata e di conseguenza andranno a letto anche tardi. Mentre i colibrì riusciranno a svolgere le attività al meglio nelle fasi centrali della giornata. Esistono quindi tre tipologie grosse di runner: i runner allodole, i runner colibrì e i runner gufi. Se siete runner allodole, molto probabilmente se svolgerete un allenamento di qualità durante la mattina o nelle prime ore della giornata, riuscirete a correre il più veloce possibile. Se siete invece un runner gufo, se farete l'allenamento nelle fasi serali della giornata, lo farete al meglio, mentre se siete un runner colibrì, probabilmente otterrete il meglio nelle ore pomeridiane. Questo in linea generale, ovvio. Poi ci sono gli impegni di vita. È chiaro che un runner gufo che corre forte la sera ha una predilezione per correre la sera, però se ha fatto 8 ore in cantiere o 10 ore in cantiere, non è detto che riuscirà a ottenere il meglio nella fase serale. Un runner colibrì ottiene il meglio nelle ore pomeridiane, però se a pranzo ha mangiato due piatti di pasta al ragù,
probabilmente sarà talmente appesantito che non riuscirà a correre. Quindi ogni aspetto teorico poi va analizzato con un po' di buon senso. Spero di aver risposto alla risposta di questa settimana. Anche adesso vi invito a scrivere qua sotto le vostre domande. Come sapete, ne sceglieremo una e, come sempre, realizzeremo un video per rispondere e tenere viva questa rubrica di approfondimento di mente, del rapporto che intercorre tra la mente e la corsa. Io vi saluto, vi auguro buone corse, buon weekend e alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima.